Ciao, sono Angelica V e benvenuti sul mio canale. Dopo aver fatto la recensione su Kimi no Na wa, per chi ancora non l'avesse vista vi lascio il link in descrizione, e ha superato anche le 100 visual quel video, ho deciso di creare questa nuova serie dove, diciamo, recensisco dei film, anche degli anime e così via. Ovviamente non è che per ogni cosa che vedo devo fare recensione, no. Cercherò di fare le recensioni solo sui film che realmente mi hanno colpita, o anche film che comunque fanno schifo, ve lo voglio dire, di non andare a vedere al cinema, però quello è un altro discorso. Come si chiamerà questa serie? Si chiamerà Parliamo di. Per adesso questo, diciamo, è il secondo video di recensioni che faccio sul mio canale, quindi la prima è Kimi no Na wa. Farò una playlist sul canale, niente, tutto qui. Poi vedrò nel corso dei giorni, dei mesi, come trasformerò questa serie. Per adesso è così. Diciamo che iniziamo questa nuova serie con questo video. Farò una playlist dove metterò tutte le recensioni che farò, e ovviamente metterò anche Kimi no Na wa, perché è stata la prima vera recensione che ho fatto sul mio canale. E quindi adesso iniziamo. Oggi parliamo di Yuri on Ice. Porca miseria, Yuri on Ice. Chi è che non conosce Yuri on Ice? Dopo il grande successo che ha avuto questo anime, dove tutti sono impazziti completamente, chi ha iniziato a pattinare grazie a questo anime, secondo me è stupendo. Ragazzi, no, sul serio, l'ho iniziato a vedere verso ottobre, prima di partire per Londra. Ho citato Yuri on Ice nei preferiti di ottobre, dove dissi che avevo iniziato di vedere questo anime e già mi aveva preso già il primo episodio. Ed è vero, mi ha preso completamente questo anime, dal primo episodio fino all'ultimo. Però prima di parlare di questo, parliamo della trama. Yuri on Ice è stato diretto da Sayo Yamamoto. È composto da 12 episodi. La storia segue le vicende di... Allora, se sentite fischiettare, è il canarino che sta dentro la stanza, che mi sta irritando perché... Non, probabilmente si sentirà. Proprio adesso dovevi fischiettare tu. Mi sa che lo devo spostare. Un attimo. La storia segue le vicende di Yuri Katsuki, un patinatore di figura professionista giapponese che mira a vincere il Grand Prix. Ovviamente è un personaggio molto insicuro di sé, e grazie all'aiuto di Victor, che è anche lui un patinatore professionista, riuscirà pian piano ad avere fiducia in se stesso. Questa è, diciamo, una piccola briciola della trama, anche perché non voglio farvi spoilers, perché, ripeto, a me non piacciono. Finita la trama, vorrei parlarvi delle mie opinioni su quanto riguarda Yuri on Ice. Allora, per prima cosa vorrei dirvi che è bello, è divertente, e comunque ti fa capire che grazie all'aiuto di qualcuno tu puoi riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi. In questo anime il tema fondamentale è l'amore, ma non solo l'amore di coppia, ma anche l'amore tra fratelli, l'amore e anche l'affetto per gli amici, e molte volte non riusciamo a distinguere le cose. Yuri, come ho detto prima, è un personaggio molto insicuro di sé, e quando trova effettivamente una persona che potrebbe aiutarlo in tutti i modi, riesce a diventare sicuro. E secondo me è una cosa bellissima. Parlando anche delle sigle, le sigle iniziali e finali sono belle. Ho visto sempre la sigla iniziale, perché si nota un piccolo cambiamento anche nella sigla iniziale. Con le immagini capisci effettivamente che un cambiamento c'è stato anche nel personaggio principale, che è Yuri. Non bisogna però tralasciare la sigla finale, perché comunque anche quella è bella. Durante gli episodi ci sono delle gare, e in queste gare si vedono anche le performance dei vari pattinatori. L'ho trovate così, diciamo, fatte bene, che la tua attenzione cade sull'artista. Volete vedere la performance tutta, perché comunque vi prende e non riuscite a non guardarla. I vostri occhi si fissano sul personaggio finché non finisce tutta la performance. Questo anime può sembrare noioso, ma non lo è. Tra l'altro vidi tanto tempo fa il trailer di questo anime e mi piacque molto, tanto che dissi: questo anime non lo devo vedere. Non sono sicura di questo, però penso che sia stato l'unico anime che trattasse di pattinaggio artistico. Non ne sono sicura, potrei anche sbagliarmi. Un'altra cosa fondamentale che ritengo molto 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 importante è la creazione dei personaggi. I personaggi sono stati creati dopo aver preso spunto da pattinatori che realmente esistono. Diciamo che nella creazione
storia di Yuri, che è il protagonista, si è preso spunto da Yuzuru Hanyu, che è il pattinatore professionista del Giappone. E se notate, sono praticamente uguali. La performance di ogni atleta è stata comunque studiata, guardando anche i pattinatori professionisti. Concludo dicendo che per chi volesse iniziare a vedere un anime nuovo o chi volesse iniziare ad entrare nel mondo vasto degli anime, lo consiglio alla stragrande. È divertente, guardatelo. Ne rimani soddisfatta in ogni episodio. Questa è stata la mia recensione su Yuri on Ice. Vorrei portarvi questa serie tantissimo, però ovviamente facendo recensioni bisogna essere pure in grado di farle. Sono certa che questi video li voglio portare, quindi vediamo in futuro che cosa succederà. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, lasciate un mi piace, lasciate un commento, lasciate una grazia per far curare il mio raffreddore che lo porto da giorni, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!